alla giovane Russia. Presto verrà il giorno in cui noi spiegheremo al vento la grande bandiera. La bandiera dell'avvenire, la bandiera rossa. E con un grido ruggente, viva la Repubblica Russa Sociale e Democratica, muoveremo verso il palazzo d'inverno a sterminare chi ci vive. Con piena fede in noi, nelle nostre forze, nella simpatia del popolo, nel glorioso avvenire della Russia, che ha l'avventura di realizzare per prima la grande impresa del socialismo, noi lanceremo un solo grido, alle asce. E allora colpisci il partito imperiale senza risparmio, come oggi esso non risparmia noi. Colpiscilo sulle piazze, se questa miserabile canaglia oserà scendere in esse. Colpiscilo nelle case. Colpiscilo nelle grandi strade della città. Colpiscilo nelle campagne e nei villaggi. Davvero non si può immaginare niente di più assurdo e di più stolto. Perché queste cose gli riescono in modo così stupido e goffo? Ma lasciamo perdere. Già sono troppo teso per questa lettura di memorie di una casa di morti. Altra è la gente russa. Altra. Il sangue e il potere inebriano. Si sviluppano la ferocia e la depravazione. I fenomeni più anormali divengono accessibili e infine persino dolci per la mente e il sentimento. L'uomo e il cittadino periscono nel tiranno per sempre e per lui diviene quasi impossibile l'accesso alla dignità umana, al pentimento, alla rigenerazione. Per di più, l'esempio e la possibilità di un simile arbitrio agiscono in modo contagioso su tutta la società. Questo potere seduce. Una società che guarda con indifferenza un fenomeno del genere è già infetta nelle sue basi. In una parola, il diritto alla pena corporale, concesso a qualcuno su un altro, è una delle piaghe della società. È il mezzo più potente per distruggere in essa ogni germe, ogni tentativo di evoluzione civile. È la perfetta base di una inevitabile e certa degenerazione. Anche ogni fabbricante, ogni imprenditore deve indubbiamente sentire un certo eccitante piacere nel fatto che il suo operaio dipende per intero, con tutta la sua famiglia, unicamente da lui. Ho parlato del carnefice, ma le proprietà del carnefice si trovano in embrione quasi in ogni uomo contemporaneo. È difficile immaginare a qual punto si possa deformare la natura umana. La vigilia dell'ultimo giorno, al crepuscolo, feci per l'ultima volta il giro del nostro carcere. Mentalmente mi congedavo dai travi anneriti delle nostre casematte. Quanta gioventù era perita fra quelle pareti. Quante grandi forze erano perite là, per nulla. Perché questo ormai si deve dirlo. Quella gente era gente straordinaria. Era forse la gente più dotata e più forte del nostro popolo. Eppure sono perite per sempre possenti energie. Perite in modo anormale, illegittimo, irrimediabile. E chi? Chi ne ha la colpa? Oh, già, già. Chi? Chi ne ha la colpa?
interessato alle reazioni del pubblico a questa prima lettura. Vi siamo veramente grati, Fyodor Mikhailich Dostoevsky. Permettete che mi presenti. Apollinaria Suslova. Voi... Quanto atteso questo momento. Tutta la gioventù progressista di Pietroburgo vi adora. Ma io... Sì? Voi? Fyodor Mikhailich, voi sapete quali sono i miei... i nostri sentimenti per voi. Io vi prego, anche a nome di tutti, venite al nostro circolo questa sera. I giovani vorrebbero avervi con loro, porvi delle domande, ascoltarvi, discutere. Vi ringrazio, ma non posso questa sera. Ho già accettato un altro invito. Ma un'altra volta sì, sì, certamente. Vi vedrò molto volentieri. Tu sei solo un egoista, mio caro. Ho sposato un pazzo. Che crede di vivere in un mondo di sogni. Un genio sposato. Lui e la sua letteratura. L'artista sublime. Vorrei che ti rimandassero in galera. Mi farebbe molto piacere, egregio signore. Moltissimo piacere. Insisti nel non capire. Non te l'ho mai nascosto che la mia vita è dedicata alla letteratura. Non saprei che cos'altro fare se non vivere intensamente per scrivere. Io ti amavo, Masha, lo sai bene. Ti amavo moltissimo. In Siberia mi amavi. Uscito dalla galera. Quando non avevi nessuno. Ed eri un uomo distrutto. Io non sono mai stato un uomo distrutto. Pensi che 10 anni di galera potessero distruggermi? Ma forse tu hai ragione. Io sono un uomo distrutto. Ma come lo sono tutti gli uomini, né più né meno. Perché essere distrutti vuol dire vivere. Vuol dire sperare di liberarsi, avere passione per la vita. Tu hai avuto passione per la tua vita. Tu non hai capito che quello che ci univa di più era la sofferenza. La tragicità della tua sofferenza e della mia vita. Non hai mai avuto coscienza del valore di essere uniti nel soffrire. È l'unione più forte che esista. E tu l'hai disprezzata. Tu hai confuso il tuo male fisico col nostro male. Male di uomini veri. No. Io non ho mai capito, vero? Perché se l'avessi capito, non ti avrei mai sposato. Ma almeno ho la soddisfazione di non aver sbagliato nei sentimenti. Come ho sbagliato nella vita. Non ho sbagliato, Fyodor Mikhailich. Io non ti ho mai amato. Io invece ti ho amato molto, Masha. Non devi pensarci troppo alla tua malattia. La tubercolosi rende tristi. Proprio tu mi parli di malattia. Tu che mi hai nascosto prima del matrimonio di essere epilettico. Con le tue orribili e spaventose crisi. Proprio tu mi parli della mia malattia.
Senti, dobbiamo andare in redazione. Bisogna preparare per la tipografia il nuovo numero della rivista. Hai già completato i tuoi appunti di viaggio? Sì, li ho già ricopiati. Ma che cos'hai? Masha. Che cosa è successo? Mi ha detto poco fa di non avermi mai amato. C'era da aspettarselo. Io non capisco come tu non ti sia mai accorto della sua freddezza. No, non è questo, ma vorrei che lei... Andiamo, prepariamo questo numero. Prendi il manoscritto, che dobbiamo portarlo in redazione. Sì, certo. Chernyshevsky, che ne era l'anima, rappresentano un fatto grave e ci impongono nuove responsabilità. Sì, le nostre posizioni sono divergenti. Come voi sapete, io lo chiamavo il biglioso, ma lui è Dabralyubov. Comunque, aspiravano a liberare la società dall'impero delle tenebre. Erano dei veri combattenti della verità. Ma la loro strada, quella della rivoluzione sanguinosa e spietata, la strada dell'annientamento dei sostenitori dell'ordine attuale, non sarà mai la nostra, Fyodor Mikhailych. Adesso voi parlate come il portavoce del governo. Perché non ricordate piuttosto che malgrado le contraddizioni e gli errori, loro cercavano con sofferenza una via d'uscita. Come la cercano gli studenti, quegli stessi studenti accusati degli incendi della capitale, che noi abbiamo difeso sulla nostra rivista con i miei articoli e che la censura ci ha impedito di pubblicare. Si ardito, ti guardo. Voglio baciarti. Avanti! Entrate pure. Buonasera, Fyodor Mikhailych. Vi ho portato il mio racconto. Spero che troverete il tempo di leggerlo e di giudicarlo. Avete fatto bene, lo leggerò certamente, ma non ora. Lo leggerò con più calma domani. Vi prego. Sedetevi. Io so bene che voi siete molto impegnato, ma oso lo stesso chiedervi di leggerlo con grande attenzione, in modo che lo possiate giudicare in maniera molto severa. Non voglio, scusatemi, un giudizio positivo di incoraggiamento. Spero che farete al mio racconto una dura critica. E da questa critica, io spero di trarre il massimo beneficio, quello di imparare, Fyodor Mikhailych. Vedo bene, mia cara, che siete ben avviata sulla strada della letteratura e che è difficile, richiede continuo lavoro e sacrificio. Ma la gloria e la fama si conquistano solo lavorando duramente. Non si fanno miracoli in arte. E quello che voi avete detto mi fa vedere in voi delle buone qualità. Ma ne riparleremo quando avrò letto il racconto. Ma voi stavate lavorando. Io vi ho interrotto. Ora me ne vado. No, cosa dite? Non lavoravo.
Non lavoravo affatto, no. Quando me lo posso permettere, ed è molto raro, mi piace non far nulla. Ma, ecco, potrei accompagnarvi se vi fa piacere. Vogliamo andare? Ami Pietroburgo? L'ami? Era giovane nuova capitale la madre Mosca, la sua testa inchina, come nuova zarina regale, vedova nella veste purpurina. Sapessi quanto l'ho amato, con tutto il mio cuore d'adolescente. Pushkin, il grande maestro. La notizia della sua morte mi giunse pochi giorni dopo che avevano seppellito mia madre. Ma ti giuro, Polina, che ancora oggi non so quale fu per me il dolore più grande. Sì, Fyodor Mikhailich, anche io, come voi e Pushkin, amo questa città. Amo il sole di marzo, a Pietroburgo, quando il gelo fa brillare la città e le strade, i tetti, perdono cupezza. Sì, ma questa è anche la città di cui voi avete scritto. Pietroburgo è una città di semifolli. Di rado si trovano tante aspre, strane e cupe influenze sull'anima dell'uomo come a Pietroburgo. Cara Polina, come mi sono già affezionata a te. Come sei bella. Fyodor, raccontami. Eri felice quando eri giovane qui a Pietroburgo? Raccontami. Bielinski e Niekrasov. Questo è quanto ho avuto da Pietroburgo. La prima grande gioia della mia vita. Niekrasov e Grigorovich vennero da me. Mi aspettava una grande felicità. Era l'alba. L'alba di una notte bianca di maggio. Fui loro bussare a svegliarmi. Fyodor Mikhailich, aprite. Sono Grigorovich e vi porto Niekrasov. Fyodor Mikhailich, Niekrasov ed io abbiamo passato tutta la notte a leggere il vostro manoscritto di Povera gente. E Niekrasov ha detto: accidenti, che meraviglia. È vero? Proprio così, Fyodor Mikhailich. Io sono fermamente convinto che questo vostro primo romanzo sia veramente un'opera d'arte. Essi rimasero con me circa mezz'ora. E in quella mezz'ora Dio sa quanto abbiamo parlato. Si è parlato della poesia e della verità. E naturalmente di Gogol, ma soprattutto di Bielinski. Porterò oggi stesso a Bielinski il vostro manoscritto. Ora voi dormite. Noi ce ne andiamo. E domani venite da noi. Ma io non potei dormire. L'ammirazione dei miei primi due lettori mi aveva riempito il cuore d'una felicità ancora mai provata. Ma a questa inebriante felicità si sostituì subito l'inquietudine. Che dirà Bielinski? Come valuterà il mio manoscritto? Lui, un critico così severo. Salve, Grigorovich. Salve. Siete voi dunque, Dostoevsky? Venite. Vieni, Niekrasov. Prego. Questo vostro sventurato impiegato affaticato a tal punto e si è ridotto in tali condizioni che non osa nemmeno considerarsi infelice. E quel bottone strappato. Il momento in cui egli bacia la manina al generale. Ma qui poi non è nemmeno più compassione per questo infelice, ma
Orrore. Orrore, una tragedia. Voi avete toccato veramente l'essenza della cosa. Avete mostrato in un colpo solo il punto più rilevante. Ecco il mistero della poesia. Ecco la verità nell'arte. Ecco come un artista può servire la verità. A voi la verità è aperta e annunciata. Restatele fedele e sarete un grande scrittore. Quel giorno sentii che era cominciato qualcosa, qualcosa di assolutamente nuovo per me, di meraviglioso. Fu il momento più incantevole della mia vita. Mi ami? Pauline, è vero che mi ami? Certo che ti amo, mio piccolo eroe. Tu sei un grande eroe, Fyodor Mikhailich Dostoevsky, e io ti amo. Lo sai benissimo che sei il primo amore della mia vita. Prima di te amavo solo il popolo russo, ma ora amo te. Io ti voglio solo per me. Tu sei meraviglioso, ma io ti voglio solo per me. È un mio diritto, non credi? Pauline, sei tu che sei un essere meraviglioso. Sei tu che mi dai la forza di lottare ogni giorno di fronte a innumerevoli difficoltà. È per te che io vivo, per essere un compagno degno del tuo amore. Tu, Pauline, non ti puoi innamorare facilmente. E proprio per questo io sono orgoglioso di quest'amore. Io dedico a te, lo sai bene, tutto il tempo libero che ho. E non vedo il momento di venire qui per stare con te. Io non sono una sposa che ti aspetta. Io ti amo e voglio essere un'unica cosa con te. Ma tu sei un'unica cosa con me. Anzi, tu sei me stesso. Io esisto perché esisti tu. Forse tu ora esisti per me, ma io voglio conoscerti anche nel tuo passato. Voglio conoscere che cos'è l'uomo portato all'esasperazione. Che cosa prova? Come reagisce di fronte all'ingiustizia? Come sopravvive alla rabbia che gli si accumula dentro? Parlami, Fyodor. Parlami, ti prego. Pensavo, se potessi non morire, se potessi far tornare indietro la vita. Com'è terribile, Paulina, morire. Attenti! Il generale auditore, esaminati gli incartamenti della commissione del Tribunale Militare, ha riconosciuto tutti colpevoli per il proposito di rovesciare l'ordine dello Stato e ha determinato di condannarvi alla pena di morte mediante fucilazione. L'imperatore sovrano si è degnato di scrivere sotto la condanna di propria mano sia eseguita. Tenente ingegnere a riposo Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, per la partecipazione a piani delittuosi, per la diffusione di una lettera privata piena di espressioni temerarie verso la Chiesa Ortodossa e l'autorità suprema, e per i tentativi di diffusione per mezzo di una tipografia clandestina di opere contro lo Stato, è condannato alla pena di morte mediante fucilazione. Salite sul palco. Thank you.
certo piacere nella morte. Io ero terrorizzato, ma esercitava su di me una forte attrazione, quasi sensuale, il fatto di ripercorrere involontariamente, ma come costrettovi, tutti gli episodi della mia vita, e non solo quelli importanti, ma anche le minuzie, quelli piccoli, particolari gioiosi, che mi prendevano lo stomaco, come in un'ebbrezza amorosa. Petrashevsky, Monbelli, Grigoriev. Polina, quella risata di Petrashevsky ci ha rianimati. Era il gesto di un vero uomo, il disprezzo per l'oppressione, per lo zar, per tutti i suoi servi. Legateli. Ci chiamavano tre alla volta. Plotone! Subito dopo Petrashevsky, Monbelli e Grigoriev. Toccava ad un altro gruppo, in cui c'ero io. Avanti! Forse mi restava ancora un minuto di vita. Perfila destra! Polina, il mio desiderio in quel momento era solo di salutare le persone alle quali ero legato da affetto. E in quel momento arrivarono? No, no. Bendateli! Credo che affrontare la morte con gli occhi che non vedono sia molto più terribile. Devono intervenire dei pensieri spaventosi. Plotone pronti! Puntate! Arrivava la grazia. Ma loro lo sapevano già da prima. Lo sapevano già e avevano organizzato tutto lo stesso. Ecco perché tutto era così perfetto, così terrorizzante. Perché era una farsa. Non avrebbero mai saputo organizzare un'esecuzione così perfetta se non avessero saputo che era finta. Finalmente sei qui. Non mi devi fare aspettare tanto. Polina, tu sei una vera donna russa. Il popolo russo ha tante donne come te. Anche qui sotto, nella strada, ne passano continuamente. Se solo fosse data loro la possibilità di esprimersi, di essere se stesse.
Purtroppo non posso restare, sono venuto a salutarti un attimo. Devo tornare subito in redazione. Ho degli articoli da scrivere. Sai, mi attaccano da tutte le parti, devo rispondere. Non posso tacere. Per questo devo andare a scrivere. Se attaccano te, attaccano anche me. Ma cosa c'entri tu? È me che attaccano. Me personalmente. Perché dovrebbero attaccare te? È inutile, sai, aver scritto memorie da una casa dei morti e poi tacere sulle questioni della Polonia. Ma ci stiamo pensando. Ne abbiamo discusso in redazione e pensiamo di scrivere un articolo importante. Sì, voi pensate mentre in Polonia la rivolta è già stata soffocata nel sangue. I morti non li tirate più fuori dalla terra. Ma un Dostoevskij dovrebbe perlomeno esprimere il suo sdegno, distinguersi dalla massa dei complici che aderiscono silenziosamente al massacro di un popolo che cerca la sua libertà. Lo sai benissimo da che parte sono io, no? Bisogna avere una certa cautela. Ci possono chiudere la rivista e questo non lo possiamo permettere. Non mi sembrava che tu un tempo avessi questo tipo di cautela quando partecipavi al circolo Petrashevsky e sei stato per questo mandato in Siberia. Un rivoluzionario deve essere pronto in ogni momento a rischiare tutto quello che ha. Io non ero un rivoluzionario, Pauline. Io credevo allora, come credo oggi, che le condizioni del popolo russo debbono migliorare. Qualcosa di importante è stato ottenuto. L'abolizione della servitù, della gleba. Nonostante tutto è stato un passo avanti. Non ti pare, eh? Sì, questi sono i regali dello zar. Quando si sente in pericolo concede qualcosa. Ma è inutile che tu ti nascondi. Tu sei un rivoluzionario. Lo sai oggettivamente. Anche se fai finta di non crederci. No, no. Io non sono un rivoluzionario. Sì che lo sei. Lo sono le tue opere, quindi lo sei anche tu. No. Non è vero, Paulina. Avete tutti interpretato male le mie opere. Tutti? Bielinski le ha interpretate male. Le centinaia di studenti che ti hanno acclamato le hanno interpretate male. E allora perché hai avuto successo? Sei tu che non vuoi capire, perché vuoi conservare la tua piccola incolumità. Io devo pensare alla rivista, come tenerla in vita, dato che è l'unica fonte di guadagno che mi permette di mantenere la famiglia. E poi c'è Masha, che sta per morire. No, di cosa parli tu? Tu che non sai nemmeno che cosa sia la vita. La vita è anche avere dignità verso se stessi. Ma io non voglio tacere, Paulina. Ti prego, credimi. Stiamo preparando un articolo importante. Credimi, ma dobbiamo stare attenti. Uscirà presto, te lo prometto. E ti prometto che sarà molto serio. Affronteremo a fondo il problema. Mio caro, mio amato Fedia, un rivoluzionario che non vuole essere rivoluzionario. Solo tu potevi inventare una cosa simile. Caricate anche gli altri. T'ho già detto varie volte di non far nulla. Penso a tutto io. Tu devi solo stare calma e riposarti. Perché il viaggio sarà faticoso. Su, su, mia cara. Non affaticare. Soprattutto per te. Eh già. Io devo stare calma. Mentre tu organizzi tutto, vero? Ti piace, organizzare la mia partenza. Finalmente me ne vado via, non dovrai più sopportarmi. Tu mi mandi lontano. Tu non hai nessuna pietà per me, per la mia malattia. Tu vieni a Vladimir con me, vero, Fedia? Certo, ho detto che ti accompagno. Sì, mi accompagni, ma poi resti a Vladimir con me. No, verrò a trovarti spesso, ma non posso restare, lo sai bene. Io so solo che tu mi abbandoni. Che non resti
al fianco di tua moglie malata. Io so solo che morirò lontano da te, buttata via in un angolo. Quella volta mi non mettere nel baule, sì, ce l'ho tenere io in mano. Scusami, mi sono sbagliato. Ecco, questo qui. Piano, eh. Ti troverai bene, Vladimir, guarirai. Nell'aria buona ti farà bene. Non c'è più nulla che possa far bene ai miei polmoni. Ma forse non, nonostante tutto, guarirò. E sarai proprio tu ad aiutarmi a guarire. Il fatto di non vederti più davanti a me mi riderà la vita. Sai che pace, che sollievo. Che bellezza. In un luogo tranquillo, lontano da te, che non mi farai più stare male con la tua presenza invadente, con i tuoi atteggiamenti da giovanotto. Starei bene, Vladimir. Hai ragione. La tranquillità mi riderà la vita. E allora mi torneranno le forze per venire a ridermi di te, giovanotto invecchiato. Io sono tutta tua, Fedia, e per questo tu devi essere tutto mio. Ma io sono tutto tuo. Non c'è nessun altro al mondo che possa vantare diritti su di me. Quando io dico tutto, intendo veramente dire tutto. Anche se tu non l'ami, e soprattutto per questo non ho intenzione di dividerti con tua moglie. Perché io non sono l'amante di Fedia, ma la sua donna. E come tale io voglio che tu divorzi da tua moglie e riconosci me come io riconosco te davanti a tutti. Ma sei malata, lo sai bene. Molto malata. L'ho portata lontano dal clima di Pietroburgo, perché qui sarebbe morta. Non posso lasciarla. Se tu non l'ami e forse nemmeno lei ti ama, non vedo quali difficoltà ci siano dal momento che te lo chiedo io. Non come un favore, ma come un mio diritto. Polina ha ragione. Masha non ti ama. Non ti ha mai amato. Io non posso abbandonarla ora. Ha bisogno del mio aiuto, soprattutto economico. Tu devi trovare una soluzione, Fedia. Devi. Inventati un modo qualsiasi di divorzio. Polina. Polina. Che cos'è? Quando verrà l'estate, noi partiremo insieme per l'Europa. Noi due soli. Noi soli. Senza pensare agli altri e ai loro problemi. Tu con me. Da soli. E andremo a Parigi, a Ginevra, a Roma. Non puoi nemmeno immaginartela, Parigi. Che grande città è. E anche Londra, sai. Andremo anche a Londra. E a Roma. E vedremo di persona come ha fatto il loro papa. È così che ti amo, Fedia. Sai che abbiamo quasi finito il numero sulla Polonia. Michael, mi sembra sia venuto bene. Finalmente.
non ti importa della nostra differenza d'età? No, no, veramente. Che effetto ti fa amare un uomo di 40 anni, mentre tu ne hai soltanto poco più di 20 e potresti avere ai tuoi piedi i giovani più belli di Pietroburgo? Ma tu pensi davvero che abbia bisogno di un uomo? Cioè che se non mi fossi innamorata di te, mi sarei innamorata di qualcun altro? Io non ho bisogno di essere innamorata di nessuno. Io amo te perché sei quell'uomo geniale in cui credo. Se tu non fossi così, io non ti avrei mai amato. Cioè, non ti importa del mio aspetto fisico? Non ti importa che io sia poco bello? Ma non mi importa niente. Anzi, sì, mi importa. Sai perché? Perché ti sforzi di apparire bello. Perché ti vesti per sembrare bello. Anche se non ne hai minimamente bisogno. Perché la tua bellezza è l'intelligenza. E facendo così rischi di diventare ridicolo. Già, antirussi addirittura. Comunque io ero stato subito contrario a quel titolo. La questione fatale. Quando una nazione insorge, i nostri governanti la schiacciano nel sangue e mandano Muravyov, l'impiccatore, a restaurare l'ordine. Quando l'intera Europa è dalla parte della libertà della Polonia, e qui in Russia si scatena tutto il fronte reazionario, ogni parola assume un peso. Non ci si possono permettere delle lucubrazioni filosofiche, un linguaggio da letterati. Scusa, Misha, ma eravamo d'accordo tutti nell'approvare l'articolo. E anche il titolo, tu pure. È proprio per questo che Strakov non ha firmato. Ha firmato un russo. Questo significa che parla a nome della redazione. Erano 3 mesi che non prendevamo posizione. Non potevamo più tacere. Ma nemmeno esaltare la repressione russa sui polacchi. Il nostro concetto però era chiaro, no? Contro i polacchi noi lottiamo con la forza dello spirito. E la soluzione definitiva della questione polacca avverrà solo quando noi avremo superato e vinto i polacchi con la sola forza dello spirito. Chiunque non sia prevenuto... Questo è il punto. Siamo stati ingenui, riconosciamolo. I nostri avversari non aspettavano che questo pretesto. Noi siamo sempre stati tra due fuochi. Ricordatelo, Fedia. I rivoluzionari democratici da una parte, gli slavofili e i liberali dall'altra. E per il governo sentir parlare di armi spirituali suona proprio come una presa in giro. Temo assai che questa convocazione al ministero significhi la fine della rivista. E coglia che tarda. Se ci andavi tu era meglio. Il direttore sei tu. Ah, Fedia, lo sai benissimo che Colia sa districarsi abilmente. E inoltre l'attuale capo di gabinetto ha per lui una grande simpatia. In seguito a devotissimo rapporto del ministro degli affari interni, Valuyev, circa l'articolo dal contenuto che muove a sdegno la questione fatale, il quale si pone direttamente in contrasto con tutti gli atti dello Stato e offende il sentimento nazionale, eccetera, 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 lo zar si è degnato ordinare il giorno 24 maggio 1863 di far cessare la pubblicazione della rivista Vriemia. È tutto. Non c'era niente da dire. Il decreto era già pronto. Mi hanno fatto fare 2 ore di anticamera e poi me l'hanno consegnato. Ma non hai potuto sapere nulla?
Soltanto che il colpo viene da Mosca. Pare che il governatore generale di Mosca abbia personalmente scritto allo zar. Forse altrimenti il ministro non sarebbe intervenuto. E allora? E allora niente. C'è di peggio. Si parla di sospettabilità dei redattori di Vriamia. Potrebbero seguire gravi provvedimenti nei loro confronti. Non si tratta solo della proibizione della rivista. Ma già così è la rovina. Hai visto quanti studenti c'erano? È stata una serata trionfale, Fedia. Si riconoscono in te, hai capito? E ancora di più oggi, dopo l'articolo sulla Polonia e dopo la chiusura della rivista. Non so se si riconoscano in me, ma è comunque entusiasmante vedere come le nuove generazioni apprezzino quello che noi abbiamo fatto. Sento che la Russia è un luminoso avvenire. I giovani sono il suo avvenire. Tra poco saranno imbattibili. Tra poco quello che abbiamo sostenuto sulla Polonia sarà patrimonio comune di tutti gli intellettuali. E presto lo zar capirà che qualcosa di importante deve cambiare in Russia. Lo zar non può capire nulla di tutto questo. Perché continui a sperare ancora in qualcosa che è morto e che sopravvive soltanto perché è in mano il potere? Fedia, non puoi credere ancora nella buona volontà dello zar. Non ti è bastato quello che ti hanno fatto lo zar e i suoi amici? Lo zar rappresenta tutto per la Russia ortodossa, lo sai. Lo zar è colui che impersona la nostra autonomia rispetto all'Europa. Per i popoli slavi, per la terra russa, le nostre tradizioni. La figura dello zar è importante, è fondamentale. Anche se molte cose devono cambiare. Dove stiamo andando, Fedia? Nella nostra stanzetta. Nella nostra stanzetta? E io chi sono? Decidi solo tu quello che dobbiamo fare? Parla piano. Il vetturino ci può sentire. Cosa vuoi che mi importi del vetturino? Ma già, è vero. Come dicevi tu. Ah, sì. Una volta al mese anche i saggi si debbono ubriacare. Ma io non voglio essere questo, lo sai. La tua ubriacatura, sì. Ma non una volta al mese. Ma tutti i giorni, Fedia. Tutti i giorni. Io sono ubriaco di te tutti i giorni. Tutti i giorni. Già mi pesa questa parte di sottomessa. Essere solo uno strumento. Io aspetto con ansia di partire con te, di andare in Italia. Ma tu rimandi. Continui a rimandare, tanto che oramai sono convinta che non andremo più via. I problemi della rivista sono importanti. Rischiamo molto, io in particolare. Senza la rivista rischio di affogare nei debiti. Con la rivista rischio di tornare in Siberia. E questa volta per tutta la vita. Lo so, lo so, lo so. Ed è proprio per questo che ti amo immensamente. Ma... siamo arrivati, Polina, andiamo. No, Fedia. Un altro giorno. Domani. Io vado a casa. Ecco, guarda. Finalmente possiamo farci il tè. La stanza è meno anonima. Non so come mai non ci ho pensato prima. Io
Non credo che useremo molto questo samovar per ora. Polina, che cosa stai dicendo? Non vuoi che io... Non ti piace più? Perché? Perché? Freddy, ho deciso. Io parto per Parigi. Non posso rimanere qui ancora. Tu hai i problemi della rivista, ma... Ma io devo partire. Sento che ho bisogno di lasciare Pietroburgo per un po' di tempo. Ah, ma sì, certo, se vuoi precedermi, ma certo. Io non posso proprio muovermi in questo momento, lo sai. Noi dobbiamo riprendere assolutamente la pubblicazione della rivista, o di questa o di un'altra, se no dovremo restituire gli abbonamenti. E poi, politicamente è importante. Sì, ma io devo partire. Perché, vedi, questa stanza può essere la tua stanza. E come tale tu la puoi, nel diritto, abbellire, rendere confortevole, ma... Ma non credo che riuscirai mai a farla diventare nostra. Non so come spiegarti, ma venire qui per me è come subire un sopruso. Polina, ma qui si sono svolti i nostri incontri. Qui potrei inginocchiarmi davanti alle pareti per ringraziarle di essere state complici del nostro immenso amore. Complici? È proprio questo che non posso ammettere, credo. Che il nostro amore, un amore meraviglioso, debba avere bisogno di complici, invece di manifestarsi in tutto il suo splendore. Fedia, ti aspetterò a Parigi, caro. E spero che tu venga presto. Ah, Polina, sei proprio fortunata tu. Parigi, ma ci pensi? E poi anche l'Italia, sarà bellissima. E poi Dostoevsky ti raggiungerà presto. Farete un vero viaggio di nozze. Non so se Fedia mi raggiungerà presto. E non so nemmeno se quando arriverà potremo ritrovarci come ci siamo conosciuti qui. E poi forse lui non verrà. Forse non si ricorderà di me che lo aspetto. Ma perché? Non ti ama più? Credo di sì. Credo che mi ami. Ma non sono sicura che mi ami in maniera particolare. Che mi ami per me stessa, voglio dire. E non perché sono donna. Ma Fyodor è un uomo così intelligente. Forse sei tu, Polina, che pretendi troppo. Il primo atto dedicato a Dostoevsky è finito. Ora incomincia il secondo, in cui la protagonista, giovane, bella, piena di speranze, si reca a Parigi per incontrarvi l'Europa. Mio amato, ho visitato la tomba di Marat. Il suo spirito rivoluzionario non morirà mai. Ti aspetto con ansia. Amorosement, Polina. Venti parole. È andata a Parigi. Io penso sempre a lei. E mi ha scritto una lettera, la prima lettera. Di 20 parole. Parlando di Marat. Ah, Polina. Ci voleva anche Masha adesso. Le sue cure sono sempre più costose. Sai, non oso, ma... Vorrei essere capace di sperare nella sua morte. Ma quando questo pensiero si insinua, il cervello mi si blocca. E continua a girare a vuoto su un'idea senza importanza. Capisci? Non ho nemmeno il coraggio di sperare. Tanto a cosa sarebbe servito questo denaro? Non ci avrebbe certo tirato fuori da tutti i debiti, questo è sicuro. Ne avremmo pagato qualcuno e avremmo solo un paio di creditori in meno. Dunque tanto vale che si ribeva la tesi di Masha.
perché tu non vieni mai. Perché tu non vieni mai. La verità, e perciò è giusto. Non mi piacciono le spie e gli psicologi. La gioiosa immagine dell'idea. È un'anima, la sua mente in catene. Cristo si sbagliava, è dimostrato. L'odore dei morti. Via le corde marce, e viviamo nella più svergognata verità. Spogliamoci e denudiamoci. Si scavalcano lo spazio e il tempo. Le leggi della natura. Ho veduto la verità. Veduta la sua vivente immagine. Sono un uomo ridicolo. Nient'altro che uomini soli. Silenzio. E dappertutto cadaveri. Ecco la terra. Ci siamo incontrati all'infinito. Per l'ultima volta sulla terra. Io provengo dal sottosuolo. Sono ripugnante. E questo mi fa piacere. Che razza di idiota! Aiutami! Non si muore! La crisi gli sta passando, si è calmato. Oh.